stavo dicendo come iniziare, ok? Ok, parto. La Banca Valsabina Millennium Brescia torna quindi alla vittoria e sconfigge tra le mura amiche del Pala George Costa Volpino col punteggio di 3-1. Siamo con l'MVP del match, Viola Tonello, 13 punti per te, ma soprattutto una bella vittoria per Brescia. Sì, assolutamente. Quello che volevamo tutti era portare a casa la vittoria. Volevamo far vedere che comunque il nostro palazzetto è la nostra corazza, no? Che quando qualcuno viene qua deve proprio temere di venire a giocare contro di noi. E insomma, nonostante un inizio di partita un po' difficoltoso, che forse è un po' una caratteristica che abbiamo, che su cui dobbiamo lavorare un po', comunque siamo riuscite a fare quello che la scorsa settimana non siamo riusciti a fare, ossia ritrovare il nostro gioco e ritornare a ritrovare i nostri punti di forza. E quindi sono veramente contenta, spero che questo ci serva per ricordarci sempre il nostro valore e quello che possiamo dare se stiamo unite come squadra, perché è proprio il nostro valore aggiunto, essere una squadra coesa e compatta, che nonostante le difficoltà che ci creiamo noi stessi tante volte, esatto. Nonostante Costa Volpino veramente oggi è partita in modo incredibile, ho detto mamma mia che squadra incredibile, ma sono una squadra molto forte, una corazzata potente, e noi lo sapevamo, loro hanno dimostrato di essere dei nomi importanti e sono convinta che comunque continueranno anche loro bene, però merito nostro oggi di aver portato a casa la vittoria. Assolutamente. Natalia. Sì, poi un secondo set di 33-31, cosa vi siete detti in campo in quei momenti comunque dove continuavate a lottare punto su punto? Guarda, allora, in quel momento devo essere sincera, ero in una trance agonistica. Non mi ricordo cosa ci siamo dette, ma mi ricordo gli sguardi che avevamo tra di noi e nessuno voleva regalarlo quel set, nessuno voleva perderlo. E quando sei punto a punto è ancora peggio forse che perdere 25-10, perché dici vabbè 25-10 merito degli avversari, non sei entrato in partita, ok. Però quei set persi punto a punto, cioè, sono proprio poi difficili da mandare giù. Infatti secondo me lì è un po' cambiata la partita, voi avete preso fiducia e loro invece sono un po' calate e poi dopo avete iniziato a esprimere veramente il vostro gioco, giusto? Esatto, sì, come dici te, esattamente è successo questo, mi fanno dei segnali di fumo da dietro la telecamera, e, è successo proprio questo, il fatto che abbiamo dovuto lottare su ogni punto per portarla a casa, ci ha reso ancora più coese e ci ha fatto rientrare in quel flusso, no? di quando sei ancorata al punteggio e l'adrenalina, insomma ce la siamo portate dietro poi tutto il resto della partita. Molto quindi bene. Ci è servito. Assolutamente. Soffrire, serve sempre. Grazie Viola Tonello e complimenti, grazie davvero.